bastone. Agagagagra. Tutti bambini, io sono Bastone Cheipai, Microsoft Windows 95 e siamo qui per parlarvi di un sistema operativo che ha dato la merda a Windows 7 e Windows 10. Questo, cari bimbi minchia, era un sistema operativo con i controcoglioni. Chiunque non l'ha mai provato non può capire. Chi non l'ha provato non può nemmeno immaginare la potenza di Windows 95. Voi non capite un cazzo! Un cazzo! Ma lasciamo perdere queste stronzate e parliamo di cose serie. Parliamo del Cross Network Play. Voi vi chiederete, che cazzo è? Cos'è? Un nuovo sistema operativo? Una nuova console? Un nuovo sistema per infilarsi due dita nel culo? No! È finalmente l'apertura anale e vaginale di Microsoft. Voi dovete capire una cosa: Microsoft da sempre è stata chiusa come una monaca di clausura con la figa incatenata. Finalmente, dopo anni e anni di chiusura, si è aperta e ha detto: perché gli utenti di Xbox devono giocare solo con gli utenti di Xbox? Perché non apriamo alle altre piattaforme? E qui viene il bello, perché Microsoft finalmente si è aperta e si aprirà ovviamente nel futuro, andando avanti nel tempo, piano piano, iniziando da Rocket League, si potrà aprire e giocare con altre piattaforme. Allora andiamo a leggere la notizia. Sul sito ufficiale Microsoft ha annunciato la sua apertura al Cross Network Play. Significa che d'ora in avanti i giochi sviluppati dalla compagnia e dai suoi team consentiranno agli utenti su Xbox Live di confrontarsi anche con quelli su Windows 10 e su PlayStation Network. Quindi significa che anche gli utenti della PlayStation 4 potranno incontrare gli utenti di Xbox One. Ok? Perfetto. Starà ovviamente alle diverse software house esprimere l'ultima parola sull'implementazione o meno delle feature all'interno dei loro progetti. Cosa significa? Che dipende sempre dal team di sviluppo abilitare il gioco Cross Network Play, ok? Ad esempio, il primo gioco che sarà disponibile in Cross Network Play sarà Rocket League, come vi dicevo poco fa. Quindi gli utenti di Xbox potranno incontrare gli utenti di PlayStation 4 e PC. Tutti insieme potranno giocare, o ad esempio un utente di Xbox One, uno di PlayStation 4 e uno di PC, si potranno affrontare nello stesso match o stare insieme nella stessa squadra. Finalmente! Cazzo! Era ora! Bene, ora vi saluto, un bacino sulla figa delle vostre sorelline in calore e ci ribecchiamo al prossimo video. Tanti like per Capobastone, agagagagra.